ci divertiamo, stronzi. È finita, Drake. Non puoi più scappare. Un regalino per te. Oh, merda. Trovatelo! Io in pugno! Sei tu, ragazzo? Oh, grazie a Dio. Stai bene?
Diavolo, ho passato un... Ma che stai facendo? Come so che sei reale? Aia! Questo è abbastanza reale? Non puntarmi mai più un'arma contro. Ma... Ti hanno sparato. Subito dopo l'eclissi. Cosa? Quale eclissi? Senti, ragazzo, sei impazzito dopo aver bevuto da quella fontana. È l'acqua. Ecco cosa ha distrutto la città. Non l'ira di Dio. L'intero acquedotto è contaminato da un qualche agente allucinogeno. Deve aver fatto impazzire tutti. È questo che vogliono Marlowe e Talbot. Oh, diavolo, sì. Ricordi che ha detto Cutter? Controllavano i nemici con la paura. Oh, e ci riuscirebbero di sicuro. Ma, aspetta, questo non ha senso. Come pensano di portare tutta l'acqua fuori da... No, no, non è l'acqua. È quello che c'è dentro, l'acqua. In che senso? Sì, insomma, seguimi solo un secondo. Salim mi ha detto che Hiram fu maledetta quando Salomone imprigionò gli spiriti maligni dei Jinn in un recipiente di ottone. E poi li gettò negli abissi della città. Il genio della bottiglia. Lo so, sembra pazzesco, vero? Quindi secondo te è per questo che Elisabetta ed Eddie inviarono qui Francis Drake inizialmente? Già. Non era un tesoro che cercavano. Era il potere. Ma quando Drake capì il motivo per cui era stato inviato, abbandonò la missione. Mentì alla regina, le disse di non aver trovato niente e cancellò ogni traccia del suo viaggio. Riscrisse la storia. Beh, chi siamo noi per contraddire Sir Francis? Che ne dici di scendere e porre fine a questa storia? Una volta per tutte. Guarda che posto. L'intera città poggia su questa caverna. Non pare molto sicuro, vero? Per usare un eufemismo. Troviamo un modo per scendere. Qui. Non sarà bello. Sei pronto? Su, forza. È così che portavano l'acqua in superficie. Oddio, guarda il soffitto. Cazzo, sembra impossibile che questo posto sia ancora in piedi. Mi chiedo come stia ancora in piedi. Dobbiamo arrivare di là. La porta, aiutami. Merda, stai giù! Trovatelo!
Ok, area libera. Di qua! Cazzo, Sally, abbiamo altri ospiti! Ora sono in trappola! Attenti! No! Ora sono in trappola! Sicuramente a finire in acqua. Ehi. Ah, ah, grande. Qui ci penso io. Sally, aiutami, dobbiamo passare da qui. Ecco la cisterna centrale. Devono trovarsi lì. Sei pronto? Sicuro. Ecco il ponte che attraversavano. È là che volevano andare.
Attento! Sollevalo delicatamente. Ma stiamo scherzando? Dobbiamo prendere qualcosa. Qualche idea? Beh, di sicuro sono molti più di noi. Proviamo a dividerci. Proviamo dal fianco. Sì, è la soluzione migliore. Dobbiamo andare! Corri! Forza, Sally! Su! Forza! Ti prego, dimmi che non hai bevuto quell'acqua. Io... non lo credo. Ok. Cristo. Te lo dico sempre, non toccare niente. Forza, muoviamoci. Crollare tutto. Messo il cervello. Teneteli lontani da Marlo! Tutti fuori! Ma che hanno in testa? Finiremo tutti sepolti, non vedono? Ma cosa mi dice che non gli è pronto? A me invece sì! Muoviamoci! Sally, di qua! Dobbiamo andarcene! Mi serve il tuo aiuto! Sally, su di qua! Come usciamo da qui? Aspetta, le ruote! Sally, dobbiamo salire con questi, ok? Sta per crollare!
uscita! Lo meritò con Elisabetta. Dimostra la tua grandezza. Non ho nulla da dimostrare. Presto, dammi la mano. Non puoi lasciarla morire. Cazzo se può. Lei, dammi la stramaledetta mano. Vieni. Afferrala. Che diavolo stai facendo? Io non riesco. Si mette male. Vieni. Resisti. Fuori da lì. Resisti. Thank you.
Qua su! Corri, Sully! È inutile! Non ce la faremo mai! Salim! Presto! Montate! Più veloce! Yeah. Yeah. Forza! Ricchezza incommensurabile, eh? Non è granché, la credi? È abbastanza. Già. Già. Aspetta un secondo, Nate. Tutto bene? Sì. Sì, c'è solo una cosa che devo dirti, tutto qui. D'accordo. Che c'è? Vedi, io ho avuto un padre schifoso, un'infanzia schifosa. A 40 anni ho pensato che non avrei mai avuto figli. Diavolo, non ne ho mai voluti. Cosa ne sapevo di come si cresce un figlio? E poi tu sei piombato nella mia vita. Senti, davvero non devi... No, ascolta, invece devo. Io ho fatto molti sbagli, ragazzo. Un sacco. Non sono certo un uomo perfetto. Mi stai chiedendo di sposarti, Sally? Intendo, ti voglio bene. Basta. Per un secondo, smettila di fare il cazzone, ok? Da quanto tempo ce l'hai tu? Da troppo. Credevo di averlo perso. Il fatto è questo. Non ci è dato scegliere da dove iniziare in questa vita. La vera grandezza sta in come ti giochi le carte che hai. Ehi. Ehi. Te ne stai andando? Forse. Mi spiace tanto per il tuo anello. Già, non importa. L'ho scambiato con qualcosa di meglio. Andiamocene da qui, ok? Sì. Forza, da questa parte. Beh. Avanti. Fidati. Che cosa hai in mente? Non ci credo. Non è proprio come quello che hai sfasciato 4 anni fa, ma può andare. Forza, vediamo se mi ricordo come si vola con quell'affare. I paracadute ci sono, vero? Sì, certo. Tre? Più o meno.